Io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Se avete visto gli ultimi video sull'hashtag Jenny insegna, potete aver capito che non faccio questo mese i video insegnamento con le slide, perché voglio che queste tematiche arrivino a molto più pubblico e sostengo che utilizzare le slide faccia pensare alla gente di tornare a scuola, e forse la scuola è vista in modo negativo da moltissimi di noi e per questo motivo sono qui a parlarvi in modo aperto, sincero, come un'amica parlerebbe alle sue amiche. Oggi parlerò di valutazione differenziata. Fate stop a questo video e andate nei commenti a dirmi se sapete o avete idea o che cos'è secondo voi la valutazione differenziata, perché è un tipo molto particolare di valutazione inclusiva. L'istruzione differenziata è un modello ideato da Carolan Tomlinson, la quale sostiene che la classe debba essere eterogenea. Che cosa vuol dire eterogenea? Significa che all'interno di una classe devono essere inseriti tutti gli studenti con qualsiasi situazione, problematica, eccetera. Quindi essere inseriti all'interno di una classe indipendentemente dalla situazione in cui si trovano o in cui sono cresciuti. E per garantire una valutazione differenziata ci sono diversi principi chiave che io ora andrò ad espormi. Il primo principio chiave è il raggruppamento flessibile. Che cos'è il raggruppamento flessibile? Significa che si possono utilizzare delle lezioni frontali oppure altre modalità di insegnamento, di apprendimento, quindi essere flessibile nella modalità di interazione con la propria classe. Poi materiali differenziati, quindi offrire alle persone e ai componenti di una classe diversi materiali, perché ovviamente ognuno di noi apprende in modo diverso e quindi ognuno di noi ha bisogno di diversi strumenti per apprendere. Postazioni tematiche. Le postazioni tematiche sono un luogo specifico della classe in cui i ragazzi possono lavorare autonomamente o a gruppi su una tematica specifica. Gruppi di livello. Gruppi di livello significa che all'inizio dell'anno la classe viene suddivisa in livelli e ogni ragazzo poi farà apprendimento, quindi starà all'interno di una classe con le persone del suo stesso livello, che è un po' quello che si fa adesso, cioè i bambini di prima elementare o di una certa età stanno in classe con i bambini della propria età. Agenda personale. L'agenda personale è quello che io spingo a fare, è quello che dico sempre a tutti di fare, ed è semplicemente un'agenda in cui ci si vanno a scrivere i compiti da fare, che è come avere il diario scolastico. Studi individuali riguardo un tema, quindi riunirsi individualmente, autonomamente e studiare un tema specifico. Apprendimento basato su problemi. L'apprendimento basato su problemi è un tipo di apprendimento molto molto efficace, che fa sì che il compito da affrontare venga visto come un problema a cui dobbiamo trovare una soluzione. Questo incita ognuno di noi a vedere il compito come una sfida, come un problema da risolvere. Avere varie vie di accesso è più o meno quello che si diceva prima riguardo ai materiali, ovvero i ragazzi devono poter raggiungere una tematica attraverso diversi materiali, che siano quindi video, libri, diapositive, slide, schede, eccetera. Preferenze di apprendimento. Preferenze di apprendimento significa che i ragazzi vanno ad apprendere ciò che preferiscono. Ovviamente in Italia c'è un tipo di apprendimento in cui si deve seguire un certo programma, quindi si vanno un po' a non sottolineare, non evidenziare quelle che sono le tematiche dei ragazzi, cosa molto molto grave, perché ad esempio io quando vado ad aiutare un bambino nei compiti cerco di assecondare le sue voglie e i suoi interessi. Se ha voglia di colorare delle bandiere, glielo faccio fare e trasformo quel momento di gioco come un momento educativo, quindi vado a chiedergli come mai ha scelto quella bandiera, che tipo di bandiera è, in che stato si trova, di che nazione, chi sono le persone, quale lingua parla, in modo tale da assecondare i suoi interessi e riuscire a raggiungere anche un mio obiettivo, un mio traguardo, che è quello di portare ad una crescita sia mia sia del ragazzo in questione. All'interno delle classi differenziate gli insegnanti gestiscono il tempo in modo flessibile, ovvero non c'è la scansione del tempo
determinata, quindi ad esempio a scuola noi ci dobbiamo stare 5 ore, ogni lezione è di un'ora, un'ora e mezzo o 2 ore, ma ogni insegnante gestisce il suo tempo in maniera flessibile. Se ha bisogno di più tempo se lo prende, se ha bisogno di meno tempo ovviamente la lezione finirà prima e inizierà prima quella dopo, oppure se un bambino ha bisogno di più tempo per l'apprendimento ovviamente gli si viene dato. Questa cosa è molto importante e anch'io tendo a seguirla, ovvero nel momento in cui vado ad aiutare un bambino nei compiti pomeridiani cerco di assecondare i suoi tempi. Se mi riesce ad stare attento mezz'ora non vado a chiedergli di stare attento 40 minuti, ma stare attento la sua mezz'ora e poi faremo la sua pausa in base alle sue esigenze. Ovviamente questa non deve essere una presa in giro, ovvero il bambino deve essere sincero e dire ok, facciamo 10 minuti e poi un'altra mezz'ora. Se il bambino sta attento un quarto d'ora dovremmo assecondare il suo quarto d'ora di attenzione, cercarlo anche di migliorare nel tempo in modo tale che non sia poi un'abitudine, ma comunque assecondare i suoi tempi di apprendimento. Ci sono tre obiettivi della valutazione differenziata che sono il focus sui traguardi, ovvero bisogna sempre porre attenzione al traguardo da raggiungere. Ad esempio io nella mia esperienza ho aiutato un bambino a fare il programma di matematica da quinta elementare fino alla seconda media, quindi a tenerlo al passo con i suoi pari che erano in seconda media, e siamo riusciti a fare questo percorso in 5 mesi. Quindi il focus era sul traguardo, ovvero il raggiungimento del programma di matematica di seconda media, in modo tale che il ragazzo si sentisse a suo agio e potesse poi stare in classe con tutti gli altri e non sentirsi inadeguato. Gli studenti dovrebbero essere valutati in modo differenziato, ovvero come si parlava nella valutazione inclusiva, il ragazzo deve essere valutato per le sue qualità, ovvero nella valutazione devono essere messe in funzione, devono essere messe in risalto le conoscenze, le competenze che sono proprie del ragazzo. Ogni ragazzo durante la valutazione deve saper dare il meglio di sé, deve avere diritto a poter dimostrare le proprie conoscenze e le proprie competenze nel campo. Il sistema di valutazione delle prove differenziate dovrebbe essere indipendente al tipo di differenziazione. Che cosa vuol dire? Significa che se un ragazzo, cioè che il sistema di valutazione non deve dipendere dal tipo di differenziazione a cui è stato sottoposto il ragazzo, quindi personalizzazione o individualizzazione, ma deve essere sempre lo stesso tipo di valutazione, lo stesso modo, con la stessa qualità di valutazione. Inoltre, un'altra cosa molto importante è che la valutazione differenziata dovrebbe essere suddivisa in 3 momenti: il momento iniziale, il momento di valutazione durante il periodo di apprendimento e il momento finale. Momento iniziale significa sottoporre i ragazzi all'inizio dell'anno o all'inizio del percorso scolastico di potenziamento ad un test che valuti il proprio livello di partenza. Poi ci deve essere una valutazione durante il periodo di apprendimento, quindi un continuo feedback, una continua valutazione, in modo tale che l'insegnante abbia dei continui stimoli e dei continui dati su cui valutare l'alunno. E poi è importante che si faccia vedere i propri risultati, quindi i propri dati, all'alunno. Questo fa in modo che l'alunno possa capire quali sono i suoi punti di forza, i propri punti di debolezza e i punti quindi su cui deve lavorare di più. Il momento finale della valutazione consiste nel vero e proprio assegnazione del voto, del giudizio, come può essere la pagella alla fine dell'anno scolastico. Quindi un ritorno, quindi un feedback di ritorno ai ragazzi, quindi se sono stati bravi, se il percorso è stato fatto in salita o in discesa e se è necessario fare un potenziamento l'anno prossimo o un sostegno di dopo scuola, eccetera. Quello che voglio dirvi anche è che un percorso in salita non sempre è positivo o più positivo rispetto a un cammino in discesa, ma anzi, a mio avviso, un cammino in discesa è molto più positivo rispetto a un cammino in salita. Perché questo? Perché se c'è un cammino in discesa, quindi ci sono degli ostacoli, il ragazzo impara da quegli ostacoli. Il mio percorso scolastico ha avuto una discesa più grande delle altre, ovvero la bocciatura. La bocciatura ha fatto in modo che io crescessi. Ovviamente sono stata tanto male da quel
da quella situazione, ma comunque è una situazione che mi ha fortificato, che mi ha creato il mio carattere così determinato, e ho fatto in modo che non risuccedesse gli anni successivi. Un cammino tutto in salita, ovviamente sì, è positivo, non lo possiamo negare, ma secondo me può essere anche privo di stimoli, perché un ragazzo che va sempre bene potrebbe anche dire ok, vado bene, oggi non studio, e poi ha una caduta che magari gli fa più male rispetto a un ragazzo che è abituato a cadere e quindi un voto positivo poi lo fa andare molto più avanti. E comunque questo era tutto, se vi è piaciuto l'argomento lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao!